Bentornati amici con il piatto servito dalla tenuta di Albano Carrisi, esattamente dal ristorante Don Carmelo con il super ospite Albano Carrisi. Io non so perché insiste super ospite, sei tu che sei ospite mio oggi. Lo so, la ringrazio, anzi no, lei è super, lei supera tutti per me. Allora senta, siccome sta focaccia ci sta guardando, che ne dici se... C'è una bella faccia. Pezzettino. Mamma mia. Buonissimo. Buona, fantastica. Allora, siamo rientrati per parlare di tante cose, ma affrontiamo la problematica della categoria dei ristoratori. Più che dei ristoratori, di quello che sta accadendo in tutto il mondo. Finirà prima o poi secondo te? Cioè si dice sempre che di fronte a una cosa grave eccetera eccetera poi c'è sempre sta luce che in fondo, ma sta luce ancora non è che si veda tanto bene. Allora, nel 1918, come tu ben sai, c'è stata la spagnola che ha fatto, io la chiamo la sorella del Covid, che fece allora la bellezza, la chiamiamo bellezza per modo di dire, non dovrei dire bellezze, che fece una tragedia con 100 milioni di morti. 100 anni dopo, nel frattempo, tante altre pandemie sono arrivate, tipo la SARS, tipo il vaiolo, tipo le varie poliomielite, eccetera, tutti questi... Sì, tutte queste... Questi incontri con la disgrazia, chiamiamoli. E il Covid è una grande disgrazia. Ma per fortuna l'apparato medico sta dando dei risultati pazzeschi. Certo, le tragedie sono quelle di 500 morti al giorno che sono il sapore di una terza guerra mondiale. 500 morti in Italia, 2005 in Brasile. Poi in tutte le parti del mondo c'è un'ecatombe di persone che se ne va per colpa del Covid. Tu mi chiedi, finirà? Non sono un mago, ma sono certo che l'essere umano ha sempre vinto nella storia dell'umanità contro le malattie, contro le dittature, contro le guerre, contro tutto. Il male vince da chitto, ma il bene vince con un po' di ritardo, ma vince. Sì, ma fermare le attività. Tutte. O fermi l'attività o ti fermi te con la vita. Non è che uno ferma l'attività perché c'è una necessità di questo tipo di blocchi. Perché appena mollano un po' la possibilità di andare in giro, di fare giustamente, di andare in giro con gli amici, vedi che aumenta il virus. Aumenta, ne approfitta perché è talmente infido, talmente sconosciuto, talmente non sai chi ce l'ha addosso, dove l'ha beccato, che si propaga. Vedo che stanno arrivando due piatti niente male di là. Sì, 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 sì. E quindi bisogna stare attenti perché, ripeto, è un virus invisibile, lo sappiamo tutti, e non sai mai chi ce l'ha addosso e da chi l'ha preso e chi lo sta trasportando e tu potresti essere la prossima vittima. Tu credi che con i vaccini si risolvano le cose? Io ho visto l'altro giorno dalla D'Urso, hai detto una cosa importante, hai detto cioè è bastato fare una telefonata al presidente. Il vaccino è la sicurezza per l'umanità, sicuramente. Col vaccino abbiamo vinto il vaiolo, col vaccino... Ma addirittura un mio grande amico medico, professore, ha detto il vaccino sarà la risorsa dell'umanità. Ormai l'essere umano sta diventando forte contro gli antibiotici. Mentre prima la salvezza per moltissimi anni è stato l'antibiotico, adesso non fa più l'effetto di una volta. Sì. Quindi dentro di noi c'è una nuova realtà che... non subisce più il fascino, tra parentesi, dell'antibiotico. E il vaccino sarà la salvezza dell'umanità. Secondo me sì, si può sconfiggere anche con qualche altra cosa. Vuoi sapere che cosa? Beh, giocando sì, vuoi vedere un bicchiere di vino di quello giusto? Bravo. Sì. Vabbè. bravo. Ogni tanto bisogna saper sorridere. Certo. Allora, che cosa ci presenti? Nostalgia, un negramaro del Salento, 100%, 2015, invecchiato.
E lo abbiniamo chiaramente al piatto che ci porterà adesso lo chef. Benissimo, allora, nostalgia. Nostalgia. Questo è stato, allora, quando l'hai, gli hai dato questo titolo, avevi nostalgia secondo me di qualcosa. Quella era canaglia, questo non è canaglia questo. Dopo un paio di canali. Che gradazione c'ha questo? Sono 12 e mezzo. Ah, allora, quindi è tranquillo, è suave, è leggero, tranquillo. Si prima può... bevo e dopo parliamo. No, io qua me ne bevo, non è che ne bevo tante, ne bevo. Vabbè, cinci, di nuovo, cinci, evviva. Cinci, evviva. Evviva la vita, evviva la vita. La vita. Allora, io ne approfitto per anticipare la data del compleanno di questo signore che compirà esattamente, 48 anni, 48 anni, giusto? Ma perché vuoi fare bugiardo proprio oggi? 52, ma perché vuoi fare ma perché bugiardo? Ma perché li porti bene, li porti? Non lo so. Ah, vedi, però è colpa sua. È colpa sua. Quindi il vino allunga la vita? Beh, il vino e olio di oliva sono le medicine più antiche che accompagnano l'uomo dalla nascita fino ad oggi e continuerà. Facciamoci un po' di promozione, e tra l'altro, anche se non ne ha bisogno, però ecco, non solo il vino, da qui parte anche la produzione di olio. Sì. Di grappa. Grappa, olio. Cioè, tutto quello che serve per, da vedere in una buona tavola, in una sana tavola, lo produco. Bello, allora, quale ti piace? Qual è il vino che a te piace? Però ma deve dipende, esserci un vino che a te... Dipende sempre con che cosa lo abbini. Ah, quindi per una questione senti di... Senti questo negro amaro e rimango affascinato. Perché nostalgia? Mm-hmm. Perché proprio avvertivo quella... la necessità di dare un nome al vino che fosse nostalgia, perché il vino è anche nostalgia. Quando scappi, vai in giro per il mondo e poi nasce la nostalgia del mio vino, lo provo e ci siamo. E ci siamo. E l'equazione è fatta. E se mangia pure qualcosa di buono abbinato a del buon vino, chissà. Ci incontriamo. Oh, salve, bentornata. Qui abbiamo un filetto di maialino da latte marinato al negramaro, con un'insalatina di spinaci crudi, dei lampacioni che sono tipici della nostra terra e delle patatine glassate. A Gioia del Colle non dicono lampacioni. Come dici? Perché sono andato in questo ristorante, sì. Vampacioni. Cioè, come cambiano, vedi? Vedi come cambia la terminologia di... Sì. Noi invece diciamo pampaciuli. I pampaciuli? Sì. Mentre a Bari hai detto, scusami? Lampacioni. Ah, i lampacioni. Quello è già italiano. A Mola i lampacioni. Lampacioni. Vabbè, noi le vocali proprio a Bari. Sì, siamo proprio, guarda un po' incredibile. Allora, questa è per lei. Questa è per lei. Adesso arriva anche per me, così ce lo gustiamo abbinandolo qualcuno al vino. Si chiama anche muscari. Com'è? Muscari. Muscari. Nome tecnico. Lei, signore, è un tecnico. È un fa la dad ovunque, sì. Lo becchi, lo trovi. A proposito di dad, poi voglio chiederti se per questi ragazzi la dad non li peggiorerà nel tempo. Se tu condividi, se tu preferisci che i ragazzi vadano più a scuola dal vivo, cioè vadano proprio a toccare con mano i banchi di scuola e quindi avere a che fare con la docente. Oppure sta dad che può bisogna portare. Bisogna fare i conti non tanto con la scuola, ma con quel maledetto virus che ti può aggredire. Se c'è l'esigenza della dad, perché semplicemente per tenere lontano e stare lontani il più possibile dal virus. Non è un vezzo, non è un'esigenza pazzoide di qualcuno. Bisogna seguire quello che è giusto seguire. Chiaro, io non vedo l'ora che... muoia questo maledetto, io ho già preparato il funerale. E a proposito, questo funerale ho che tu hai preparato... Ho comprato una bara, lo metterò, scavato una fossa profonda 3 metri, lo seppellirò, c'è la data di nascita, e la sappiamo tutti, e aspetto la data di morte. Di morte. Farò una festa incredibile, perché bisogna dire un buongiorno alla vita, di quello si tratta, un buongiorno alla vita. E bisogna anche cantarci su. Beh, chiaro, anzi, di più. Ti aspetta il posso? Filetto? Sì, sì, vai. no, perché non vorrei che si raffreddi, perché lo devi assaggiare, degustare proprio con la giusta temperatura. Sguarda, complimenti. Mamma mia, buonissimo, buonissimo. Tra poco si riaprono, non vi preoccupate. Tra poco hanno parlato, soprattutto per giugno,
Ci sarà la festa nazionale della Repubblica, dove sarà la giornata simbolo della riapertura di tutte le attività e quindi i ristoranti torneranno a funzionare. Allora, diamo un messaggio positivo soprattutto ai ristoranti, perché essendo un programma questo realizzato nei ristoranti, e tra l'altro ci acquistano del buon vino, che è quello di Albano Carrisi, lancia tu un messaggio positivo. Niente, siamo tutti nella stessa barca, stiamo facendo tutti lo stesso viaggio, tutti col solito biglietto, e il biglietto è la voglia di vedere la fine di questo animale invisibile e l'inizio di una nuova splendida vita, con la consapevolezza che il bello verrà dopo, e verrà. Siamo quasi agli sgoccioli di questa puntata speciale con l'ospite, non dico su per altrimenti si arrabbia, cioè che giustamente sei tu ospite, non io. Lei, lei è troppo gentile. Allora, no, io volevo chiedere, adesso torniamo a parlare, voglio parlare di musica, perché la musica è fondamentale nella vita della gente. Secondo te quanto è fondamentale la musica? Io per esempio l'altro giorno ho visto un servizio in Rai dove si parlava di musica per i sordi che purtroppo non hanno la possibilità di sentirla, ma la musica, beh, Beethoven la sentiva, migliora la vita di tanti. Beethoven la sentiva la musica, la sentiva e la scriveva e l'ha scritta, certo, una volta ha scritto anche per Elisa, diciamo. Vabbè. Si dà il caso che musica ha scritto. La musica è una gran bella sensazione, è un regalo divino la musica. Come diceva Nietzsche, che la vita senza musica sarebbe un gravissimo errore. È detto da tanto nome, ma poi la senti, perché la musica ti fa stare allegro, ti dà tristezza, ti dà nostalgia, ti dà meditazione. La musica è un... Tu pensi che sono la bellezza di 7 note? E nelle mani di Verdi che cosa è stata la musica? Nelle mani di Brahms che cosa sono state quel tipo di musica? Beethoven, e poi per andare a Puccini, per andare a Mascagni. Cioè queste 7 note nelle mani di ogni grande della musica hanno una dimensione diversa, hanno una... è un po' come il discorso della fotografia che facevamo all'inizio. All'inizio, no? Sì, certo. È un regalo di Dio. E gli uomini che hanno scritto quel tipo di musica sono degli angeli che sono scesi in terra per trasmetterlo all'umanità. Ed è musica che resterà divina, soprattutto immortale. Quindi la musica è pane. La musica è pane. La musica è respiro, la musica è vita. Che bellissime parole, effettivamente è così. Oh, e tu hai una famiglia che tra l'altro, insomma, sta più o meno seguendo le tue orme, più o meno. Perché sì, ci provano, ci provano tutti, ci provano. Sono ecco, bravi. Lì ci vuole la costanza, poi. Veramente, se hai una passione passeggera non farai mai musica, ma se c'è una passione sentita, profonda, allora c'è un futuro per ognuno che l'ama. Secondo te, per un figlio d'arte è più difficile entrare, portare avanti il discorso musicale? La musica si appropria dei soggetti, degli individui, indipendentemente se sono figli di contadini, se sono figli di artisti, se sono figli di Fabri Ferrai, se sono figli di calzolai. Quando la musica la senti, la gente avverte questo e ti sta vicino, ti segue, ti ama. Questa è la forza, cioè la passione della musica che sta dentro ogni soggetto è come un fiore che sboccia in una montagna di neve. Tac, vedi già la differenza. Quanto ti manca mamma? A chi non manca una mamma? Questa è la domanda. Io ti ho fatto questa domanda perché chiaramente io quando ti ho conosciuto inizialmente ti ho detto che non ho un fratello. Quando ero ragazzino io cantavo insieme a lui, facevo finta di essere Albano e Romina Power. Sì, quindi cantavamo e allietavamo i nostri pomeriggi, quindi a me manca tantissimo perché è il simbolo per me della mia vita, eccetera. Quando si ha la fortuna di avere una mamma con la M maiuscola, una mamma che ti insegna quanto è bello l'amore per gli altri, l'amore per i propri, l'amore per la vita. E poi arriva il momento in cui, come ognuno di noi, deve staccare la spina con questo mondo. È una energia
che se ne va, un'energia che si perde, un'energia che non la racciufferai mai se non con la forza del pensiero, con la forza della preghiera, con la forza del... Però è poca cosa, però devi dire, la vita è quella, la vita ti dà e la vita ti toglie. Vero. Allora, con questa voglio chiudere però con una cosa positiva, tre cose belle che puoi dire al pubblico che ci segue da casa. Tre parole magiche che puoi in questo momento lanciare per il pubblico che ci segue, sono tanti, tanti, perché sono tanti i tuoi fans. Vivi, ama e sarai amato. Vivi, sono tre. Ama e sarai amato. Ti posso chiedere una cosa? No, ma pezzettino nel sole, perché chiudiamo con perché questa. Perché stai balbettando? Giusto per capire, non si sa mai, capito? Mi sembra. Sempre per quel ragazzo, sempre per quel ragazzo di cui ti parlavo. Cioè. Sai che cantare così a cappella. Boh, che io, sapore. È sicuro che io. Sicuramente metteremo sotto la legge, eccetera, ma giusto sentirla dal vivo, un pezzettino. Che lo senti da morto? No, da morto no, ci mancherebbe, no, ti ho detto adesso che devi festeggiare gli anni. Quando il... Vai dove? Quando il sole... No, se lo dai, faccio che io... stai facendo spacco... bene. E per... Quando il sole tornerà... Arrivederci a tutti. Ciao a è tutti. È stato un piacere. Grazie sempre Albano. Sempre sole nelle vostre esistenze. Una gomitata, grazie ad Albano Carrisi. Grazie, mamma mia, mi ha fatto venire un brivido. Grazie Vito, venite qua, allo chef. Anna Maria, Vito, che siete, avete contribuito. Voglio salutare il direttore dell'hotel, Oliver, che gestisce. Sì. Dov'è Oliver? No, non c'è, però abbiamo fatto un redazionale che è bellissimo, guardatelo, perché è fantastico. Grazie Vito Caputo, grazie allo chef Anna Maria. Complimenti Anna Maria. Bravi, complimenti, grazie. Vito. E noi con questo pezzo, a pelle, ma salissi a pelle. Adesso balbetto. Grazie Albano Carrisi, ciao salute. A tutti, alla salute, ciao! Evviva! Il piatto è servito! Vito! Servito!